Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un po' particolari, vediamo. Sempre a la Catania. La riforma fiscale che per esempio questo governo sta facendo, dice voi volete, dice la sinistra, voi volete gettare la spugna sulla lotta all'evasione fiscale. Mai. Però la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione fiscale. Big company, banche, frodi sull'IVA, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di Stato perché devi fare caccia al gettito più che lotta all'evasione. Allora, e qui, professor Monti, poi subito Canfora, e questo è un punto importante però, che racconto è quello di un presidente del Consiglio che a Catania parla di pizzo di Stato e che in qualche modo, adesso è una domanda, è come se mandasse anche un messaggio alla Guardia di Finanza da un certo punto di vista, cioè che quasi a dire vabbè, non tutta è evasione, andate a guardare la vera evasione, non quella che fanno i piccoli commercianti. Io la leggo così senza voler accusare nessuno, però mi pare una cosa abbastanza evidente, o no? Ma quella è un'espressione che io credo e spero che la Presidente Meloni correggerà, perché è un'espressione, ripeto, veramente infelice, così come quella di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Vorrei dire che se uno ha un concetto di nazione che in un certo senso è più alto ancora del concetto di paese, in questo concetto, secondo me, il grado di rispetto che lo Stato, le istituzioni devono esigere dai cittadini è più alto, semmai, e non più basso di quello che c'è in un qualunque paese. Per cui trovo molto contraddittorio che ammicchi all'evasione, che è un problema fondamentale del nostro paese, intendiamoci. Devo dire che con rarissime eccezioni tutti i governi di qualunque segno politico hanno fatto ricorso ai condoni. Ah. E questo è un altro germe deleterio che genera invasione. Evasione. Questo l'hanno fatto governi di destra, governi di sinistra. La politica fiscale di questo governo è uno degli aspetti di questo governo che, su cui io sono più critico, come ho detto anche in Senato varie volte. Però siccome le parole professor Canfora diciamo generano mondi, costruiscono case dove si va ad abitare, l'equiparazione